Buona giornata a tutti cari amici di Media Sport TV Europe. Fari puntati quest'oggi sul campionato d'eccellenza regionale dopo tre giornate dall'inizio del torneo che vede la classifica cortissima in una stagione che si profila molto interessante ed equilibrata. Intanto, analizzando dall'alto la classifica, evidenziamo che la Ferrini Cagliari si gode un'altra settimana da regina. Nella scia della capolista il sorprendente Lipunti Sassari e il blasonato Guspini, mentre sono da segnalare le prime vittorie per la Nuorese, il La Palma e il Monastir. Nessuna squadra finora a punteggio pieno dopo tre turni, ma la Ferrini Cagliari conserva la vetta solitaria dopo il pareggio in rimonta contro il Castiadas. Alle spalle dei cagliaritani il Lipunti e il Guspini sfruttano ancora il fattore campo, ottenendo le vittorie e i danni di Portorotondo e Ghilarza, rispettivamente ultima ancora a quota zero e penultima con un punto insieme al Taloro Gavoi. Prime vittorie intanto per Nuorese e La Palma, oltre che per il Monastir, ottenendo i primi punti in campionato. Ancora un pareggio, il terzo di fila per l'Atletico Uri, fermato questa volta dall'Arbus, tra le sei squadre ancora imbattute. Chiudendo l'analisi della terza giornata di campionato, si spartiscono la posta in palio l'Ossese e l'ambizioso Carbonia. I minerari, guidati molto bene da mister Andrea Marungiu, mantengono l'imbattibilità derivata dai due pareggi fuori casa e dall'importante vittoria all'esordio davanti al proprio pubblico sulla quotata Nuorese. Il sodalizio bianco-blu, costruito minuziosamente in ogni reparto durante la campagna di rafforzamento estiva, con l'esperienza dell'amministratore delegato Checco Fele e il direttore generale Stefano Canu, insieme a tutto lo staff dirigenziale, è partito, diciamo la verità, per disputare una stagione brillante ed importante che possa regalare entusiasmo a tutto l'ambiente per rilanciare verso l'alto un club storico e blasonato dell'intera Sardegna, qual è il Carbonia Calcio. Nella prima gara interna allo Zoboli si sono rivisti i tifosi delle grandi occasioni, con circa 1000 spettatori che hanno riempito la gradinata coperta dello Zoboli per un segnale davvero importante che sulle ali dell'entusiasmo possa chissà un giorno forse riportare i minerari a distanza di tanti anni nel posto che meritano, ossia nel campionato di Serie D a carattere interregionale. Nel frattempo la squadra prepara la prossima gara in casa contro la San Marco a Semini, rinforzata tra l'altro dopo l'eliminazione del primo turno dalla Coppa Italia proprio dal Carbonia. Sentiamo insieme, cari amici, l'intervista del mister bianco-blu Andrea Marungiu, che abbiamo raccolto prima dell'allenamento quest'oggi allo stadio Carlo Zoboli. Può partire il nostro contributo, linea alla regia. Con il mister Andrea Marungiu siamo alla vigilia della partita in casa, la seconda partita in casa del campionato d'eccellenza, dopo due pareggi insomma in trasferta, una vittoria in casa, davanti al pubblico, dal tuo pubblico speri di portare nuovamente la vittoria, no? Ma sì, incontriamo la San Marco che abbiamo già incontrato in Coppa Italia, è rinnovata perché hanno acquistato un giocatore ex Tonara. Hanno cambiato in settimana il mister, quindi troveremo una squadra sicuramente più pronta e più motivata rispetto a 20 giorni fa quando li abbiamo incontrati in Coppa Italia. Questi due pareggi ci sono serviti per muovere la classifica, forse potevamo raccogliere qualcosa in più. L'ultima partita siamo stati molto bravi, quanto al 30° del primo tempo perdevamo 1-0 e siamo rimasti in 10. E la squadra ha avuto una grande reazione nel secondo tempo, pareggiando la partita e anche creando una situazione importante con Casamà per vincere la partita, e non avremmo sicuramente rubato niente. E insomma, Carbonia che in questa stagione deve cercare di mettere più fieno in cascina, soprattutto in questa prima parte del campionato, se vuole cercare di ambire sempre la parte alta della graduatoria. Sì, bisogna cercare di raccogliere con tutti. Non c'è, anche se la Nuorese è quella più accreditata insieme a noi, Atletico Uri, Castiadas, Ossese, ma non c'è una squadra che farà lepre. In questo momento la classifica dice la Ferrini prima, secondo i Guspini, gli altri sono molti a 5 punti, 4 punti, quindi è importante fare i punti, ma è ancora troppo presto, secondo me un campionato si lotterà, si giocherà fino alla fine. Grazie mister. Grazie a voi.